Bella ragazzi, bella. Allora, nuovo vlog, giorno 3, diciamo così, il terzo vlog che sto facendo. Sono nella Smart Lounge di Samsung, come forse potete leggere dalle scritte che ho dietro. Vi faccio vedere il collega Luca Gramiccia che sta, però non gli dite che l'ho ripreso, di Red Bull, che sta, mi sta guardando strano, come per dire che cazzo stai a fare. Comunque, siamo nella Smart Lounge di Samsung, che io vorrei farti, che io vorrei, devo salutare Jacopo, devo salutare Jacopo Reale e Jacopo Famularo. Che altro mi ha detto di salutarlo? Porca troia, aspetta che vedo su Twitter, faccio subito, 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 perché c'era qualcuno, eccolo qui, Jacopo che dice non hai amici cinesi, ho un video da farmi tradurre, vabbè, mi fotteresti un paio di Sennheiser Momentum nere con i cavi rossi? No, perché neanche io l'ho fottuta, e Bruno Mucciarelli che va salutato anche, Johnny Pep che vuole, cioè Cordon Bleu che vuole lì, Sennheiser anche lui, tutti che vogliono scroccare, raga, non l'ho scroccato neanche io le Sennheiser, cioè ho scroccato le Marshall, ma fanno un po' cagare, che bello il ciuffo qui, ecco perché la gente mi guarda strano, guarda qua, che merda. Comunque questa è la Smart Lounge di Samsung, ve la faccio vedere. Veramente molto bella, qua abbiamo tipo 6.000 asiatici, vedete? Lì stanno facendo un video e lì stanno facendo tipo un vlog, io sto facendo un altro qui perché io sono più figo, cioè, questo fondo è bello. Allora, non posso urlare, quindi spero che si veda, si senta il sito, ma il sito, il vlog, ma c'ho la cosa. Che cosa abbiamo fatto stamattina? Siamo andati prima da Huawei ed abbiamo visto i nuovi Ascend, l'Ascend Mate 7 e il... com'era l'altro? Il G7. Io sto girando questo vlog di pomeriggio, sono le 16.33, però lo pubblicherò stasera perché altrimenti è brutto. E, quindi avrete già visto anche Lens On sul Galaxy Alpha, ma ci arriviamo dopo. Per quanto riguarda gli diciamo che sono dei dispositivi interessanti, sono dispositivi carini, grossi, 5,5 1, 6 pollici l'altro. Grossi, però il 6 pollici forse ha più senso il 6 pollici che il 5,5, quindi il Mate, sì, Mate 7, perché ha delle cornici veramente inesistenti, quindi effettivamente prendendolo in mano dà una sensazione di dà la sensazione di essere più piccolo. Poi abbiamo provato anche, poi per quanto riguarda qualità e il telefono non posso dirvi niente perché ovviamente non l'ho non li ho provati granché, insomma, abbiamo visti solo in fiera un pochettino così. Per quanto riguarda altre cose che abbiamo fatto, il G-Watch, ragazzi. G-Watch deve essere mio, assolutamente. E per quanto riguarda invece, vabbè, avete visto il video, insomma, inutile parlarne. Per quanto riguarda LG, siamo stati da LG ed abbiamo visto, oltre al G-Watch, anche il Fino e il Bello, che sono due telefoni di fascia media e fascia bassa. E vabbè, vedrete comunque le video preview, qua continua ad arrivare gente, e tutti asiatici sono oggi, non si capisce questo fatto. Comunque, vedrete le video preview. In questa sala qui ogni tanto gira un dispositivo Samsung nuovo. Io ho chiesto di vedere l'Alpha da vicino senza cavi e senza niente, ma mi hanno detto che non c'era. Poi dopo un po' è comparso perché qua vengono i manager di Samsung e fanno girare questi dispositivi. Io ho avuto il culo di non aver avuto ancora la possibilità, speriamo di averlo, per vederlo senza cavi e senza gente attorno. Comunque poi siamo passati da... avete visto? Cioè avete visto sì, perché sarà già pubblico. Da Samsung per girare il video sull'Alpha. Abbiamo dovuto farlo due volte perché la prima volta c'era un tizio al microfono che parlava e faceva un bordello esagerato. Poi, però siamo riusciti a stare più tranquilli e ah, raga, bellissimo, bello. Troppo, troppo bello. Devo dire che mi ha colpito veramente tantissimo e vi assicuro che dal vivo è più bello di quello che magari potrebbe sembrare in video o in foto. È una cosa che già ho scritto in attivo. Grazie a Luca che mi ha dato una mano, abbiamo fatto tantissime foto al dispositivo in tutte le forme, posizioni, anche a pecorina. E potete vederlo anche confrontato con un Galaxy S5, che è sempre quello di Luca. E niente, raga, bello. Troppo bello, potete dire quello che volete, sembra un iPhone, a me non sembra un iPhone, a me sembra un S5, più che un iPhone. E è troppo, troppo bello, quello è un dispositivo che assolutamente devo provare. E molto comodo da utilizzare, 4.7, quindi ragazzi preparatevi perché l'iPhone 6 4.7 sarà comodo da utilizzare, a meno che Apple non faccia delle cornici grosse, così, però
Quindi questo è tutto da vedere, perché poi un conto è la dimensione dello schermo, un conto è la dimensione del case, quindi attenzione, vedremo un pochettino. Però secondo me il problema di iPhone rimarrà sempre iOS, finché non lo cambieranno in alcune cose. Sta ballando il tavolo, guardate che figata. Ok, adesso continuerò. Visto che vi è piaciuto molto il vlog fatto con il G3 a mano, sto muovendo il tavolo così ricreo un pochettino lo stesso effetto. No, vabbè, a parte gli scherzi. Niente, tra poco ce ne andiamo, torniamo in albergo, andiamo a cena, io finisco di pubblicare gli ultimi articoli a cui sto lavorando e domani sarà un altro giorno e vedremo un pochettino. Domani forse andiamo a vedere un po' di televisione, perché è il caso di vedere anche quella. C'è una televisione, anzi ce ne sono due in realtà, una di LG ed una di Samsung, che sono una figata stratosferica, perché sono TV curve che si raddrizzano, quindi fanno questo movimento qua automaticamente. Cioè, una cosa fantastica, secondo me. Non so l'utilità, ma è una cosa fantastica. E niente, va bene. Ciao Roberto, salutiamo Roberto Vada. Robè, vieni qua. Qua. Saluta, saluta. E anche Roberto Vada là. Red Bull è entrato nel nostro vlog e niente, ci vediamo al prossimo giro. Oggi non parlo di gnocca, tanto ve l'ho fatta vedere prima quando ho girato.